Salve a tutti e benvenuti a questo webinar in cui parleremo di cambiamenti strutturali e in particolare di imprese, digitalizzazione, produttività, cultura e turismo. Io sono Valentina Meliciani, sono docente di economia applicata presso la LUISS Guido Carli e modererò gli interventi successivi. Quindi, perché soffermarci su questi temi e perché farlo focalizzando in particolare l'attenzione sulle imprese? Dobbiamo dire che la crescita della produttività nel nostro paese, soprattutto appunto nel medio-lungo periodo, dopo tanti anni di produttività stagnante, dipende strettamente dalla capacità del nostro sistema produttivo di trasformarsi e di trarre pieno beneficio dalle tecnologie digitali, e questo non soltanto nei settori tecnologicamente più avanzati, ma anche in settori più tradizionali, ma ugualmente importanti, strategici per la nostra economia, quali la cultura e il turismo. E non è un caso che in effetti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella sua prima missione, quella incentrata su digitalizzazione ed innovazione, menziona proprio esplicitamente anche queste aree. Perché appunto parlare di questi temi nella conferenza nazionale di statistica? Perché l'utilizzo dell'informazione statistica, e in particolare in questo caso dell'informazione statistica a livello microeconomico, è fondamentale per la comprensione dei nessi causali tra, ad esempio, automazione e diseguaglianze, come vedremo nell'intervento del professor Grazzi, o tra digitalizzazione e produttività, a comprendere l'evoluzione dei modelli di domanda e di offerta nei settori della cultura e del turismo. E su questi temi relazioneranno i vari professori e ricercatori. Inizierà Marco Grazzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, poi interverrà Giulio Perani dell'Istat, Fabrizio Arosio, sempre dell'Istat, e infine Francesco Nucci della Sapienza e anche MEF Tesoro. Per iniziare, darei quindi la parola a Marco Grazzi, che ci relazionerà sul tema l'impatto dell'automazione su diseguaglianze salariali e di genere, un'analisi a livello di impresa. Grazie Marco, do a te la parola. Grazie dell'introduzione. Fa molto piacere, diciamo, avere la possibilità di presentare dei risultati recenti del mio lavoro in questa conferenza nazionale di statistica. Diciamo, prima di condividere proprio la presentazione dello schermo, utilizzo qualche secondo, diciamo, per un'introduzione più generale a quello che sono alcuni risultati anche più empirici che passerò a presentare. Appunto, il titolo dell'intervento di questo lavoro, che è un lavoro congiunto insieme a Giacomo Domini, Tania Traibic e Daniele Moschella. Il titolo del lavoro, come è stato richiamato, è quello dell'impatto dell'automazione sulle disuguaglianze salariali e di genere. Un aspetto, diciamo, che mi preme sottolineare all'inizio della presentazione è quello delle caratteristiche atipiche di quest'ultima ondata di innovazioni. Perché possiamo, cosa distingue quest'ultima ondata di innovazioni dalle precedenti? Un tratto distintivo è quello che diciamo, quest'ultima ondata di innovazioni ci aspettiamo che abbia un impatto su una gran parte di quelle che sono le occupazioni oggi diffuse. Quindi, se tradizionalmente gli impatti maggiori diciamo, di nuove tecnologie e delle innovazioni andavano a incidere soprattutto sul lavoro manuale, quello che ci aspettiamo oggi è un impatto più generalizzato, più l'intera distribuzione delle occupazioni. Quali sono quindi i rapporti tra questo tratto distintivo delle innovazioni, noi abbiamo in mente in questo lavoro soprattutto
innovazioni che portano ad una maggiore automazione dei processi, quindi robotization e anche intelligenza artificiale. Qual è la relazione tra questo aspetto distintivo e l'impatto sulla disuguaglianza salariale? Beh, questo ci è suggerito dal fatto che non tutte le professioni, non tutte le occupazioni possono beneficiare o possono essere, diciamo, messe alla prova da quello che è l'impatto di queste tecnologie. Per essere più precisi, ci aspettiamo che alcune occupazioni, in letteratura abbiamo in mente soprattutto, diciamo, occupazioni, diciamo, di tipo manageriale, possono esprimere una complementarietà con la diffusione di queste nuove tecnologie, ovvero il lavoro in certe occupazioni può, per così dire, per usare un po' un'espressione in voga oggi, può essere, diciamo, un lavoro aumentato da queste nuove tecnologie, quindi vi è una complementarietà, un effetto positivo, mentre altre tipo di occupazioni, quindi anche occupazioni tipo impiegatizio, sappiamo bene come l'intelligenza artificiale può andare a sostituire anche questo tipo di occupazioni, per alcuni tipi di occupazioni si può registrare un effetto di sostituzione rispetto a quelle che sono, diciamo, un impiego di lavoro. Quindi il fatto che vi possa essere un differente effetto di uno stesso evento, che è l'evento di adozione di una nuova tecnologia, può quindi avere un aumento su quelli che sono i livelli di disuguaglianza salariale che si riscontrano. Vedremo anche, perché ci aspettiamo che ci possa essere anche un possibile effetto anche su quella che è la disuguaglianza dei salari rispetto al genere. Quello che riteniamo essere un aspetto rilevante, un punto forte del nostro lavoro, è la possibilità di andare a misurare con una certa precisione quelli che sono gli eventi di adozione di queste nuove tecnologie. Cosa intendo con eventi di adozione? Il fatto che le imprese vadano a comprare dei beni capitali che incorporano queste nuove tecnologie. Vedremo come misuriamo questa adozione, vedremo anche alcuni limiti che voglio mettere in evidenza, insomma, per a rendere tutti un po' edotti del livello entro cui possiamo affidarci anche all'interpretazione di questi risultati. E per finire, diciamo, prima di passare proprio all'introduzione del lavoro vero e proprio, mi preme richiamare che quello di cui ci siamo occupati in questo lavoro con i miei coautori è l'impatto di queste nuove tecnologie sulle imprese che adottano questa innovazione. Quindi tutto quello che riusciremo a dire, dobbiamo ricordarci che lo possiamo riferire a imprese che hanno delle caratteristiche particolari, quindi sono delle imprese che hanno anche a disposizione le risorse finanziarie per investire in certi tipi di beni che sono sicuramente costosi. Quindi, per circostanziare i nostri risultati, è bene tenere in mente che quello che osserviamo è l'impatto su chi adotta queste tecnologie. Quindi, diciamo, dopo questa breve introduzione vado a condividere quelle che sono le slide. Chiaramente, diciamo, questa figura è un po' esplicativa di una certa preoccupazione che aleggia, no? un timore di un diffuso problema di sostituzione di automazione con nuovi macchinari al posto di lavoratori. Vediamo quali possono essere brevemente, diciamo, tre meccanismi che possono spiegare quello che avviene in presenza di questo particolare tipo di automazione. Qui ho richiamato intelligenza artificiale e automazione, che sono le tecnologie alle quali ci riferiamo maggiormente. Quello che possiamo registrare è un cosiddetto effetto spiazzamento. Cosa intendo con un effetto spiazzamento? La quota del lavoro su quelli che sono i redditi totali diminuisce, cambia anche quella che è la domanda relativa dei lavoratori. Alcune certe occupazioni, i lavoratori con certe caratteristiche riscontrano un aumento della loro domanda, quindi il loro salario magari aumenta,
E quindi questo può essere un primo canale, quindi l'effetto spiazzamento è un primo canale che ci potrebbe portare a registrare un aumento della disuguaglianza. Vi è poi un tema che ha a che fare con la produttività e gli effetti di scala nella produzione. Questo è il tema, diciamo, tipico che va sotto diciamo, il nome di rent sharing, ovvero una condivisione da parte dell'impresa dei benefici che derivano dall'innovazione. L'innovazione rende l'impresa più produttiva, quindi possiamo immaginare che l'impresa stessa decide di far partecipi i lavoratori di questi incrementi di produttività e di profittabilità. Quindi, di nuovo, il tema di disuguaglianza in questo caso, in questo canale, dov'è che emerge? Laddove alcune occupazioni beneficiano più di altre di questa condivisione dell'aumento di produttività, ecco che questo è un altro canale che potrebbe portare ad un aumento della disuguaglianza. Infine, un ultimo effetto che potremmo registrare a seguito dell'adozione di tecnologia è quello che nella letteratura viene chiamato una sorta di miglioramento di quello che è l'accoppiamento tra lavoratore e impresa, il matching effect tra lavoratori e imprese. E quindi il fatto che i nuovi assunti potrebbero beneficiare di uno stipendio più alto in quanto è migliore il matching che si instaura tra le competenze richieste dall'impresa e il lavoratore che riesce a portare all'impresa competenze che permettono di sfruttare al meglio queste nuove tecnologie. Vi sono già alcune evidenze dell'impatto sulle dinamiche occupazionali dell'innovazione. Qua nella slide do conto di diciamo, alcuni lavori già pubblicati sul tema. Quello che possiamo concludere rispetto a questi lavori è una certa diciamo, contrapposizione delle evidenze empiriche, in quanto diciamo, quando ci si concentra soprattutto su quelle che sono le imprese che adottano innovazioni, non si trovano delle evidenze che ci suggeriscono un impatto negativo sui livelli occupazionali. Diciamo, in questi primi anni di adozione di queste tecnologie, non sembrerebbe che le imprese che acquistano, quindi faccio sempre riferimento al tema dell'adozione, quindi l'impresa che non sviluppa internamente l'innovazione, ma la acquista da fornitori esterni, non sembra che investimenti che incorporano questo tipo di tecnologie portano ad una sostituzione di tecnologia per lavoro. Il tema dell'impatto di queste tecnologie su una minore o maggiore disuguaglianza salariale, è molto meno investigato e appunto è il tema del nostro lavoro. Ho anticipato prima che oltre ad un possibile effetto di aumento della disuguaglianza nei livelli salariali, ci possiamo almeno in teoria aspettare anche un possibile aumento di quello che è la disuguaglianza di genere nei salari. Qual è il canale che ci porta, diciamo, con il ragionamento, diciamo, rispetto a quanto ci è suggerito dalla teoria, ad aspettarci un possibile effetto di questo tipo? Se pensiamo a quali sono, le occupazioni e i tipi anche di percorsi in termini di formazione universitaria, di quelle professioni che poi sono associate a sviluppare delle competenze che sono poi maggiormente complementari con queste tecnologie, ecco che probabilmente abbiamo un buon indizio di questo motivo. Infatti, diciamo, tutte le cosiddette, diciamo, chiamiamole STEM discipline, quindi diciamo un certo tipo di discipline che hanno a che fare con le cosiddette scienze dure, per così dire, sappiamo che statisticamente tendono ad avere un numero di una proporzione di laureati di sesso maschile rispetto a quello femminile maggiore. Quindi il fatto che un certo tipo di percorso formativo sia portato a sviluppare delle competenze che mostrano
maggiore complementarietà con un certo tipo di tecnologie, potrebbe suggerirci un rischio di un ulteriore aumento di quello che è già un'esistente differenza salariale che ha a che fare con il genere. Quindi vedremo, questa sarà un altro delle ipotesi che andremo a testare nel nostro lavoro. Questo è un lavoro che, chiaramente, pur prendendo spunto da alcune questioni teoriche, è un lavoro in primo luogo empirico, quindi è certamente è molto utile per anche arrivare ad una sia una comprensione dei risultati, ma anche ad una comprensione dei limiti, avere in mente quali sono i dati su cui è sviluppato questo lavoro. Questo è un lavoro che è basato su dati francesi, in particolare facciamo riferimento a due principali basi di dati. La prima ha a che fare con quelli che sono i dati su lavoratore e impresa, quindi abbiamo a disposizione lavori per la coppia impresa-lavoratore che ci dicono quello che è il numero di ore lavorate, la retribuzione lorda, l'età, il genere e il tipo di occupazione. In secondo luogo, l'altra base di dati rilevante per questo lavoro è quella che ha a che fare con i dati di trade. Capiremo subito perché questo dataset che sembra così diverso ci è utile in questo lavoro. Le due variabili che sono centrali in questa analisi empirica sono, da un lato, una misura di disuguaglianza salariale, che è misurata in vari modi per, diciamo, avere maggior robustezza, quindi sia il rapporto tra il 90° e il 10° percentile, sia la deviazione standard di quella che è il salario interno all'impresa. Quindi il tipo di misura di disuguaglianza salariale che misuriamo per circoscrivere il nostro lavoro è quella all'interno dell'impresa. Il modo con cui andiamo a misurare l'evento di adozione di tecnologia è il cosiddetto investimento in automazione o intelligenza artificiale che andiamo a osservare nei nostri dati, prendendo come riferimento quelle categorie di beni che sono definite in modo abbastanza specifico tramite la classificazione del commercio internazionale, beni che sono quindi importati. Quindi il modo che utilizziamo per misurare con, diciamo, un alto grado di precisione il tipo di beni che entrano nell'impresa e che andranno a svolgere certe funzioni è quello di focalizzarci sugli import di questi beni. Fatemi subito, come dire, chiaramente utilizzare le importazioni di questi beni ci espone, come si può ben capire, a certi limiti. Quindi chiaramente non abbiamo a disposizione quelli che sono gli investimenti in questi beni fatti da imprese francesi sul mercato francese. Questo, diciamo, per fortuna, almeno nel contesto francese, non è un grande problema, in quanto la Francia risulta un paese che non ha un vantaggio comparato in questo settore, è un paese che è un esportatore netto, scusate, un importatore netto di questi beni, e quindi ci aspettiamo che la maggior parte di investimenti che vengono fatti su questo tipo di beni, che incorpora le tecnologie che vogliamo studiare, sia dovuto a beni che vengono importati. Ci concentriamo, chiaramente verifichiamo che l'importazione di questo tipo di beni rispecchi tutte quelle che sono le caratteristiche dell'andamento temporale dell'investimento in beni capitali. Questa è tutta una parte di diciamo, verifica descrittiva che viene fatta. Ci concentriamo sull'evento più significativo nella storia dell'impresa, nella finestra di osservazioni che abbiamo, quindi il maggior investimento durante gli anni di osservazione in questo tipo di beni. Quindi, passando a quello che è lo schema che abbiamo in mente per cercare di identificare al meglio l'effetto di questo tipo di investimento su diverse misure di disuguaglianza di reddito,
utilizziamo, come abbastanza standard in letteratura, soprattutto nella letteratura che studia l'impatto degli investimenti sulla performance dell'impresa, utilizziamo un setting di studio di eventi. Quindi, come si mostra in questa equazione, quello che andiamo a studiare è l'impatto sulla misura che ci interessa, quindi differenti misure di disuguaglianza, prima e successivamente all'evento di adozione. Qualcosa di, diciamo, che mi preme sottolineare in questa fase è che quello che sfruttiamo per identificare l'effetto che vogliamo studiare è l'eterogeneità nei tempi di adozione. Quindi ci concentriamo su imprese, tutte imprese che adottano l'azione, e il modo con cui identifichiamo l'impatto dell'adozione è la differenza nel tempo nel quale avviene questo evento di adozione. Diciamo, avendo anche in mente quelli che sono i tempi, passo a richiamare velocemente quelli che sono i risultati che abbiamo. Queste due figure ci mostrano, da un lato abbiamo il rapporto tra i percentili, dall'altro la deviazione standard, ci mostrano come non vi sia un apprezzabile impatto dell'evento di automazione rispetto a quella che è la disuguaglianza nel reddito all'interno di una stessa impresa. Quello che andiamo a registrare è che in media osserviamo come ci mostrano queste tre figure, osserviamo un contenuto aumento di quelli che sono i salari, e anche diciamo, a differenti percentili della distribuzione dei salari dell'impresa, un aumento quindi nella retribuzione a seguito dell'evento di adozione di tecnologia. Quello che ci sembra spiegare meglio, almeno nei nostri dati, questo aumento che si registra nei salari è l'ultimo dei tre meccanismi, dei tre canali che ho richiamato all'inizio, ovvero quello che si riscontra è un aumento dei salari soprattutto per i nuovi assunti. Quindi, a seguito dell'adozione di un certo tipo di tecnologie, quello che si riscontra, quelli che beneficiano di più non sono i cosiddetti lavoratori incumbent, ma sono i nuovi assunti. Questo, diciamo, è per richiamare quelli che sono i nostri risultati, sono robusti ad una serie di differenze in quelli che sono i settori che andiamo a considerare, e anche cambiando quella che è la definizione degli spike. Diciamo, questi erano i risultati che in questo tempo mi premeva richiamare, e restituisco la parola alla professoressa Meliciani. Grazie, grazie Marco per la presentazione molto chiara su un tema così importante come quello dell'effetto delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale sulle disparità di reddito. Mi sembra molto interessante il fatto che in realtà non si evidenzi un grandissimo aumento di disparità, ma è molto interessante proprio questo meccanismo invece che va a intervenire soprattutto sulle nuove assunzioni, quindi sui lavoratori più recentemente assunti all'interno delle imprese. Se poi avremo tempo ci ritorneremo alla fine. Io darei adesso la parola a Giulio Perani che ci relazionerà sul tema sviluppare evidenze microfondate sul comportamento delle imprese. Grazie Valentina. Io aggiungerei dunque soltanto che, così, come brevissima autointroduzione, che io attualmente all'Istat mi occupo di sviluppo di nuovi indicatori di digitalizzazione. In questo ruolo ho seguito per l'Istat un progetto all'interno di un programma di collaborazione tra Istat e Banca d'Italia. Presenterò questo progetto, ma con una comunicazione, con un intervento che metterà più in evidenza gli aspetti metodologici e organizzativi, non proprio una comunicazione scientifica, in quella almeno che è stata la mia interpretazione di cosa può essere interessante in una
conferenza di statistica. Quindi, diciamo, il tema è fondamentalmente quello relativo al diciamo, questo progetto cosiddetto Trusty, che è un progetto bilaterale tra Istat e Banca d'Italia, che è stato iniziato a febbraio 2019 con l'idea appunto di, all'interno di questa collaborazione, di sfruttare al massimo il patrimonio informativo, soprattutto di microdati di impresa dell'Istat, per diciamo, definire un quadro sulle, generale, analitico, sulle trasformazioni del sistema produttivo italiano. Un progetto che si articola in 6 aree tematiche. E sostanzialmente l'idea è quella, per la prima volta, di mettere a disposizione a dei ricercatori esterni all'Istat non semplicemente dei dataset di indagine, ma dei veri e propri database con dati che provengono sia da fonti statistiche che da fonti amministrative, quindi anche da fonti esterne all'istituto. Come vedete, le 6 aree tematiche di questo programma, questo progetto Trusty, coprono, diciamo, un'ampia gamma di curiosità scientifiche, ma anche, diciamo, con forti implicazioni in termini di policy. E tutto sommato, diciamo, l'architettura istituzionale è abbastanza semplice, perché dal comitato di coordinamento, insomma, che gestisce un po' i rapporti tra Istat e Banca d'Italia, poi è stato diciamo, costituito un gruppo di lavoro complessivo che riguarda il progetto Trusty, che è però diviso in diversi team di ricerca legati alle diverse aree e ai diversi progetti. Io sono referente dell'Istat per questa specifica area di ricerca che riguarda le nuove tecnologie, l'innovazione e il capitale umano. Sin dall'inizio ho collaborato ovviamente con un collega della Banca d'Italia, un economista, Francesco Manaresi, che è attualmente all'Ocse e che è fondamentalmente il mio coautore per questa presentazione. Abbiamo individuato, tra tutti i temi che potevano essere approfonditi all'interno di quest'area, 2 progetti specifici. Uno che riguarda appunto il gap di digitalizzazione delle imprese italiane nel quadro internazionale, per individuarne i principali fattori, i principali determinanti e valutare anche il ruolo delle policy nel ridurre questo gap, e un altro progetto che è tuttora in corso riguarda invece una valutazione sull'efficacia del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, un tema anche questo di grande interesse dal punto di vista dei decisori politici. Parlerò soprattutto però del primo progetto, questo Closing the Italian Digital Gap, che si è trovato, diciamo, al centro di un'interessante sinergia interistituzionale, perché dopo che noi avevamo individuato questo come un tema prioritario di studio, in parallelo il Ministero dello Sviluppo Economico aveva chiesto all'Ocse di svolgere uno studio specifico sul problema della digitalizzazione delle imprese italiane, ma anche sugli effetti delle politiche di sostegno alle tecnologie 4.0. E in questo quadro la Banca d'Italia aveva in qualche misura, si era dichiarata in qualche misura disponibile a condividere delle risorse con l'Ocse per valorizzare al massimo le informazioni disponibili. Noi abbiamo, diciamo, come Istat abbiamo un po' chiuso il cerchio, mettendo a disposizione la banca dati che avevamo definito insieme con i colleghi della Banca d'Italia per questo tipo di approfondimento. Ovviamente questa banca dati ha anche molteplici potenziali ulteriori utilizzi, perché come potete vedere è una banca dati estremamente ricca, una banca dati multidimensionale, dove abbiamo integrato sia delle informazioni che riguardano gruppi abbastanza limitati di imprese, diciamo alla fine poche centinaia di imprese che in Italia brevettano, ad esempio, ma dati che sono stati però incrociati
con dei registri che contengono informazioni su milioni di imprese, come nel caso del registro delle imprese Asia, o milioni di dipendenti, di occupati, come riguardano i dati che per esempio abbiamo integrato in questo database, che sono di origine INPS. Abbiamo anche integrato dei dati fiscali, anche questi estremamente rilevanti in termini di numerosità, dati economici dei bilanci delle imprese e dati ad esempio sull'importazione o l'esportazione di beni. Un aspetto interessante, poi accennerò anche in seguito, è che quindi non solo c'è stato questo aspetto di integrazione all'interno di un database per ricerca di dati statistici e di dati amministrativi, ma è stato poi concesso a soggetti esterni, in questo caso la Banca d'Italia e l'OCSE, di fornire dei dati che sono stati incorporati in questo database, e questa è una procedura assolutamente originale per questo tipo di attività. Ovviamente questo database non è stato reso, e probabilmente non sarà reso possibile, accessibile a tutti i ricercatori, essendo stato sviluppato solamente per questo progetto, e quindi è strettamente accessibile anche solamente ai colleghi della Banca d'Italia. Al punto che colleghi della Banca d'Italia, attualmente in servizio presso l'OCSE, non possono accedere a questo database, non devono fare attraverso i ricercatori che sono invece ancora presenti all'interno della Banca d'Italia. Però, c'è questa tendenza all'apertura dell'utilizzo di questi dati attraverso appunto una serie di presentazioni, di primi risultati del progetto di cui sto parlando oggi, ma anche sulla possibilità di approfondire altri temi, e quindi c'è un tentativo di raccogliere suggerimenti per ulteriori progetti in cui questo database, anche doverosamente aggiornato, potrà essere più estesamente utilizzato. Volevo farvi vedere semplicemente alcuni esempi di dati, sia di evidenze estratte dal database, sia di alcune analisi svolte su questi dati. È necessario premettere che il dato centrale, il core di conoscenza, di informazione di questo database è formato dai dati micro, ovviamente, del censimento 2018 sulle imprese dell'Istat. L'aspetto particolarmente interessante del censimento è stato proprio l'inserimento all'interno del questionario del censimento di una sezione specifica sulle tecnologie digitali, assolutamente originale, molto dettagliata, che ha consentito di avere delle informazioni molto specifiche soprattutto su un'ampia gamma di tecnologie, e anche di operare delle distinzioni tra tecnologie più infrastrutturali e tecnologie più avanzate, così anche da differenziare le strategie di adozione tecnologica da parte delle imprese. Il rapporto che è stato attualmente prodotto, che verrà discusso questa settimana in un gruppo di lavoro dell'OCSE, ma verrà presto presentato anche in Italia, è diviso in varie parti. Come vedete, abbiamo aggiunto anche un capitolo finale sugli effetti del Covid rispetto a questo gap digitale. Io accennerò alcuni aspetti relativi all'analisi descrittiva micro, ovviamente, e ad alcune evidenze micro. Questi sono semplicemente, ad esempio, dati di censimento, no? Noi abbiamo individuato una serie di tecnologie digitali che vedete elencate in basso, e qui potete vedere come queste tecnologie digitali sono diversamente adottate a livello di settore, ma è un'informazione, ripeto, essenzialmente basata sul dataset del censimento 2018. Come peraltro questo tipo di analisi che ci introduce a quella che è l'indicatore principale che abbiamo utilizzato,
che è il numero di tecnologie adottate dalle imprese. Per cui avremo fondamentalmente una distinzione fondamentale tra imprese che hanno adottato un numero limitato di tecnologie, e sono generalmente le tecnologie più infrastrutturali, l'accesso a internet o i metodi di comunicazione come quello che stiamo utilizzando oggi noi, e invece le imprese che hanno non solo utilizzato un maggior numero di tecnologie, ma hanno anche utilizzato tecnologie digitali che noi consideriamo più avanzate, per capirci tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'utilizzo di big data o la realtà aumentata. Qui vediamo come, diciamo, si distribuisce, cioè, l'adozione, no? Abbiamo molte imprese che adottano semplicemente, si collegano semplicemente a internet o sviluppano un sito web, sempre meno imprese via via che l'adozione di tecnologie digitali diventa più complessa. Un aspetto interessante che abbiamo già, che emerge già dai dati del censimento, è che poi c'è una complementarità tra le diverse tecnologie, no? Vedete come, qual è il ruolo delle tecnologie abilitanti o delle tecnologie di gestione, sostanzialmente i software gestionali, per quelle imprese che hanno investito in tecnologie digitali avanzate, rispetto diciamo, alle imprese che invece hanno investito in metodi di commercio elettronico, fondamentalmente quindi con un orientamento molto infrastrutturale, dove, diciamo, l'investimento in tecnologie che supportano l'organizzazione aziendale è molto minore. Qui entriamo un po' nel discorso invece dell'integrazione dei dati, perché qui i dati del censimento invece sono stati già integrati con alcuni dati economici e alcuni dati provenienti dal registro delle imprese. Quindi possiamo vedere sempre la stessa lista di tecnologie digitali presentata all'inizio, che viene riproposta qui, mostrando però non solo l'intensità di adozione in termini di imprese, ma anche in termini di valore aggiunto o di numero di addetti. Ancora evidentemente vedete con particolare interesse sul management software che riguarda le imprese soprattutto medio-grandi. Questo è il tipo di informazione che emerge da un grafico come questo. Anche qui abbiamo un'integrazione di questo tipo, con un altro tipo di informazione però che abbiamo sempre estratto dal registro delle imprese, che è quello sull'età delle imprese. Quindi l'adozione di tecnologie, in questo caso tecnologie avanzate, in relazione alla dimensione di impresa e all'anzianità delle imprese in termini di anni. Quindi questo dettaglio ha consentito per esempio un confronto con dei dati statunitensi, quindi vediamo che gli Stati Uniti hanno delle percentuali di adozione più elevate nelle imprese micro, le imprese con meno di 10 addetti, cioè più o meno, diciamo, livelli di adozione comparabili per le imprese piccole, medie e grandi, che hanno meno di 10 anni, mentre invece l'Italia mostra dei livelli di adozione più elevati per le imprese più anziane, le imprese che hanno più di 10, le imprese medie o grandi, che hanno più di 10 o più di 20 anni, mostrano dei livelli di adozione di tecnologie digitali, specialmente digitali avanzate, più elevati che negli Stati Uniti. Qui ancora abbiamo un'integrazione di dati, e qui mettiamo in evidenza già un indicatore di produttività che, come vedremo, sarà particolarmente importante in quelle che sono state elaborazioni di tipo analitico. Qui abbiamo 5 gruppi di indicatori, di tecnologie, diciamo, e vediamo come si distribuiscono per livello di produttività. No? Vediamo, ci sono il primo e il decimo decile nella distribuzione della produttività del lavoro, e
a confronto con i presidi centrali e vediamo che, ad esempio, c'è un livello di adozione più elevato sempre del software gestionale per le imprese con più alti livelli di produttività. Questo è un grafico che mette insieme due aspetti a cui ho già accennato, che consideriamo centrali in questo tipo di analisi. Da una parte il grado di adozione, il numero di tecnologie in ascissa e la produttività invece in ordinata. Un aspetto interessante che abbiamo osservato in diverse analisi è che la produttività è crescente in relazione alla crescita del numero di tecnologie adottate, però fino a un certo punto. Evidentemente oltre un certo livello di adozione di tecnologie ci sono altri determinanti, probabilmente fortemente influenzati da caratteristiche settoriali, di settori a più elevata intensità tecnologica che fanno premio sui livelli di produttività. Fino a qui abbiamo mostrato alcuni aspetti semplicemente descrittivi dei processi di adozione che possono essere estratti utilizzando i dati del database. Però c'è stato anche alcune analisi più anche relative a dei modelli di adozione di tecnologie fondamentalmente basati su questo schema, nel senso che la logica evidentemente è quella di studiare i meccanismi e i determinanti dell'adozione di tecnologie digitali, ma soprattutto per poi verificare in che misura l'adozione di tecnologie digitali porta a dei ritorni in termini di crescita e di produttività. I fattori determinanti sono divisi in tre grandi gruppi, sia quelli che le cause dirette che portano all'adozione di tecnologie o le condizioni di base, come la disponibilità di tecnologie, ma poi una distinzione fondamentale tra fattori endogeni e fattori esogeni. Io vi mostrerò alcuni risultati delle analisi, soprattutto con riferimento ai fattori endogeni e in particolare alla qualità delle risorse umane delle imprese legate all'adozione di tecnologie, un po' in linea con quanto è stato già detto sinora. Qui viene messo in questa analisi, viene messo in relazione la qualità del forza lavoro con l'adozione di tecnologia. In questo caso, come vedete, c'è l'integrazione di un'ulteriore fonte, che è quella del registro degli occupati, dove abbiamo delle informazioni sul livello di istruzione dei dipendenti delle imprese. High skilled fondamentalmente sono imprese in cui la percentuale di dipendenti con laurea è superiore alla mediana del totale delle imprese. E vedete che a parte il caso delle tecnologie abilitanti, la presenza di personale high skilled è strettamente legata all'adozione di tecnologie, come influenza fortemente anche la crescita di produttività che abbiamo sulla destra. In termini appunto di produttività, sempre in relazione all'intensità nell'adozione di tecnologie misurate in termini di numero di tecnologie adottate, vedete chiaramente che una forza lavoro con livelli di istruzione più elevati ha in diretta relazione con, è fortemente correlata con livelli più elevati di produttività.
mettiamo in relazione anche diciamo, un altro aspetto, più o meno l'informazione simile, perché riguarda il livello di adozione di tecnologie digitali, sempre in termini di numero di tecnologie, e la produttività, i guadagni di produttività, gli incrementi di produttività. Però qui c'è una distinzione per dimensione di impresa, dove chiaramente si vede che sono proprio le imprese piccole o addirittura micro che hanno degli incrementi di produttività maggiori nel caso in cui ci sia una adozione di tecnologie, una più intensa adozione di tecnologie, e come abbiamo detto prima, aumentando il numero di tecnologie significa che ci spostiamo dall'adozione di tecnologie base all'adozione anche di tecnologie avanzate. Quindi questa proprio evoluzione complessiva tecnologica dell'impresa ha effettivamente degli effetti in termini di produttività che sono particolarmente marcati per le imprese piccole o addirittura le microimprese. E qui c'è anche un tema che anche questo è già stato trattato, cioè qual era la relazione, l'eventuale complementarietà tra l'adozione di tecnologie digitali avanzate in questo caso, quindi qui parliamo soltanto di tecnologie appunto come l'intelligenza artificiale, come l'utilizzo del big data o la realtà aumentata, e il livello medio di istruzione del personale delle imprese. Il quadro è abbastanza differenziato settorialmente, però vediamo per esempio che nella manifattura, ma anche nelle costruzioni o nel commercio, c'è chiaramente un effetto, potremmo dire appunto di spiazzamento, come è stato detto, tra livelli di istruzione molto bassi e diciamo l'adozione di tecnologie avanzate. Se ci spostiamo invece nei settori del software, nei settori dei servizi tecnici e scientifici, dei servizi alle imprese, vediamo che questo effetto di spiazzamento non riguarda più in modo così marcato le imprese con prevalenza di dipendenti con istruzione elementare, ma piuttosto di quelle imprese con prevalenza dipendenti con istruzione media. Giulio, dovresti andare verso le conclusioni, che il tempo sono alla fine. Lo stesso discorso, la stessa relazione tra produttività e adozione lo troviamo anche riguardo al livello di istruzione dei manager, e questi sono dati di Camere di Commercio. Fondamentalmente le conclusioni l'ho già dette, è un esperimento assolutamente innovativo, accesso anche dall'esterno a microdati forniti da prodotti dall'Istat da terze parti, accesso anche con microdati prodotti dagli stessi ricercatori. Quindi questa è la cifra del progetto, e diciamo è soltanto il primo passo di un programma che l'Istat prevede di ulteriormente sviluppare nel futuro. Grazie. Grazie per la presentazione, un progetto interessantissimo, ma anche i primi risultati che ci hai fatto vedere sono veramente molto ricchi e molto molto interessanti. Speriamo di poter tutti trarre beneficio dall'utilizzo di queste banche dati così ricche di informazione. Io passerei adesso la parola a Fabrizio Arosio, sempre Istat, che relazionerà su cambiamenti dei modelli di domanda e di offerta nel turismo e nella cultura in seguito al Covid-19. Grazie per l'invito, saluto tutti. Come anticipato, il mio intervento si focalizza in particolare su due settori specifici, sul settore del turismo e della cultura. Questi due settori perché sappiamo che sono due settori ai quali viene attribuita una grande capacità di contribuire allo sviluppo del paese, sia direttamente che indirettamente, sia in termini quantitativi che qualitativi. Ma anche perché sono due settori che hanno subito in maniera particolarmente pesante gli effetti della pandemia,
E questo proprio perché la loro attività produttiva, la loro attività anche economica, si basa proprio per definizione su fattori di mobilità, di aggregazione, di socialità che sono stati negati dalla crisi pandemica. Sono due settori che hanno bisogno di una domanda e di un'offerta in presenza, che hanno bisogno di un legame fisico con il territorio, e questo li ha fortemente penalizzati. E allora, ecco, con il mio contributo vorrei provare a mostrare come e in che misura l'emergenza sanitaria ha impattato su questi settori, ma anche come, oltre ad aver prodotto delle discontinuità in senso negativo rispetto, per esempio, ad un trend di crescita che negli anni precedenti era stato particolarmente forte, particolarmente intenso, però d'altra parte può aver anche innescato delle discontinuità invece positive, che possono magari contribuire a promuovere invece il rilancio di questi settori in una prospettiva di sostenibilità di medio e di lungo termine. Allora, mi aiuto anche con delle slide. E dicevo, in termini di impatto, se diamo uno sguardo al settore del turismo, vediamo che il 2020 insomma, è stato aggredito dalla pandemia, che ha determinato una flessione dei livelli di attività decisamente più mancati degli altri comparti. Questo sia sul piano economico, ma anche sul piano occupazionale. E poi, peraltro, questa crisi si è abbattuta sul settore dopo anni, come dicevo, di crescita intensa e progressiva, no? Che aveva consentito di raggiungere addirittura dei livelli storicamente record che non erano mai stati realizzati. E allora vediamo che appunto in un solo anno il consumo turistico, che aveva superato 162 miliardi, si è ridotto di quasi del 40%, con un crollo del consumo che per la componente internazionale possiamo vedere sfiora addirittura il 60%. E questo inevitabilmente ha prodotto un deterioramento del valore aggiunto. E così se appunto fino al 2017 potevamo dire che le attività, in particolare quelle caratteristiche del turismo, valevano il 6% del PIL, oggi il loro contributo è sceso al 4%. E poi anche in termini occupazionali e quindi di conseguenza anche in termini sociali l'impatto è stato estremamente violento. Qui vediamo che il numero di occupati nei servizi di alloggio e di ristorazione si è ridotto del 10%, che insomma è una quota 4 volte superiore alla media dell'economia. Quindi 9,6% a fronte di un 2,1% degli altri settori nel loro complesso. E poi c'è da aggiungere che parliamo di una crisi occupazionale che si è abbattuta penalizzando soprattutto il lavoro a tempo determinato, proprio in un settore che è fortemente caratterizzato da un lavoro discontinuo, intermittente, appunto precario. E poi la crisi non ha soltanto deteriorato il numero di occupati, ma anche ha diminuito il lavoro, nel senso che in termini di ore lavorate abbiamo un decremento che è addirittura del 35%, cioè valori tripli addirittura a quelli dell'economia nel suo complesso. Ora, come dicevo, questi sono i risultati di una discontinuità nella domanda che è stata verticale, no? Infatti fino al 2019, dal 2010 al 2019, le presenze turistiche nelle strutture ricettive italiane avevano avuto un ritmo di crescita medio del 1,5%. Poi arriva il 2020 che con la pandemia vede un crollo totale, parliamo di un buco di oltre 228 milioni di presenze in meno di un anno. Un vero e proprio collasso della domanda, al quale poi in particolare ha contribuito la componente straniera, che si è ridotta addirittura del 70%. Ora, possiamo dire che i cenni di riprese, i segnali di quest'anno indicano una possibile ripresa, un possibile recupero del settore, ma certamente non ai livelli di attività normali, tanto che, sì, peraltro in modo anche qui discontinuo, nel senso che l'emergenza sembra aver modificato anche le caratteristiche e la composizione della domanda, perché mentre il turismo domestico, il turismo di prossimità sembra maggiormente resiliente e reattivo, però perché riesce anche a valersi di quei fattori su cui si basa l'economia del turismo, l'economia che vale anche del settore culturale, appunto di rapporto diretto con il territorio, d'altra parte invece per tutta la domanda inbound del turismo straniero è in netto ritardo.
Ora, stessa cosa se guardiamo rapidamente al settore culturale, il quadro è lo stesso, un settore più che dimezzato. E lo si vede da leggendo valori anche indicativi, locali che hanno organizzato almeno uno spettacolo meno 50%, giornate di spettacolo meno 67%, diminuzione degli ingressi, quindi del pubblico, arriva al meno 70%. Il settore del patrimonio culturale, quindi quello dei musei statali, scende addirittura di tre quarti, insomma si riduce in un anno del meno 76%. Insomma, quindi un impatto assolutamente radicale che anche qui si esprime, scusate, anche in termini occupazionali. Gli occupati, se consideriamo proprio l'intero sistema produttivo, non soltanto composto dalle imprese più strettamente di produzione culturale, ma aggiungiamo a queste anche le imprese creative, ecco, il sistema produttivo che viene poi rappresentato, ricomposto anche dai dati di Union Camere, di Simbola, arriva a cubare circa 1,5 milioni di occupati. Stiamo parlando, insomma, di un contributo al mercato del lavoro del 6%, quindi non da sottovalutare, e che però appunto anche questo ha subito il doppio delle perdite del totale dell'economia, parliamo di una riduzione del meno 4,5% di occupati a fronte del 2,1%. E anche qui con le stesse caratteristiche di discontinuità che dicevamo prima, una crisi che si è appunto abbattuta in modo discontinuo, se vediamo alcuni comparti come quelli dello spettacolo e del patrimonio culturale, la dimensione della crisi arriva addirittura a due cifre, diciamo 11%, e addirittura in termini appunto di diminuzione del lavoro, vediamo comparti come quello dello spettacolo, dove abbiamo un numero di ore lavorate in meno che è quasi il triplo della media, arriva addirittura al meno 37%. Ora, insomma, se quello descritto a livello macro rappresenta appunto lo scenario che è stato prodotto appunto dalla crisi legata alla pandemia, certamente bisogna aggiungere anche però una considerazione sulla variabile territoriale che, come dicevamo all'inizio, per turismo e cultura ha un ruolo particolarmente rilevante, perché parliamo di attività economiche produttive che sono tipicamente radicate sul territorio. Allora, rispetto alla variabile territoriale, noi sappiamo che la vulnerabilità dei territori dipende fortemente dal grado di specializzazione dell'economia locale e in termini anche occupazionali, in settori specifici. E così, quando questi settori in particolare su cui si concentra appunto l'attività produttiva e l'attività lavorativa, e che hanno un peso specifico appunto eccellente, particolarmente rilevante nei territori, subiscono delle flessioni, allora è l'intero territorio che risulta fortemente esposto alle crisi, e soprattutto perché non ha possibilità di compensazioni e di alternative. Ed è esattamente quello che è successo in modo specifico nei settori del turismo e nel settore della cultura. Questi infatti hanno in alcune regioni dei coefficienti di localizzazione degli addetti particolarmente elevati. E qui è successo che quindi fattori che rappresentavano fino a ieri degli elementi di competitività si sono invece trasformati in fattori di debolezza e di vulnerabilità. Però la scala regionale restituisce solo parzialmente la discontinuità appunto che si è manifestata nella crisi a livello territoriale. E forse per avere una rappresentazione più adeguata bisogna invece scendere a una scala più dettagliata, a una scala comunale. E in questo ci aiuta la riclassificazione dei comuni che è stata elaborata dall'Istat proprio a supporto del decreto di Lancia. È stata prodotta una nuova classificazione dei comuni in base alla densità turistica e alla tipologia, anche ai diversi modelli di offerta e di domanda turistica. E allora, qui abbiamo un mosaico territoriale più adeguato per descrivere l'effetto diverso appunto che si è prodotto su contesti territoriali diversi. E allora vediamo per esempio che le grandi città, che pur rappresentavano le mete prevalenti del turismo nazionale, oltre ad essere più rilevanti in termini anche demografici, ecco, queste sono state i primi contesti territoriali che hanno sofferto, quelli che hanno sofferto anche maggiormente appunto dell'impatto della crisi, arrivando ad avere uno scarto negativo, insomma, rispetto all'anno precedente, scusate, rispetto alla media nazionale, che è addirittura di 20 punti percentuali. Ora, al contrario, un comportamento completamente diverso, per esempio, è quello invece che troviamo
nei comuni a vocazione prevalentemente culturale, storica, artistica e paesaggistica. Qui stiamo parlando di comuni che per eccellenza proprio esprimono il binomio, l'equilibrio tra turismo e cultura. E beh, in questi territori, per esempio, abbiamo un modello delle performance completamente diverse rispetto alle grandi città, perché certamente hanno ridimensionato appunto la loro attività turistica, però con flessioni sicuramente nella media, quindi hanno dimostrato una capacità di tenuta superiore a quella delle grandi città. Poi ci sono addirittura territori come i borghi e le aree interne, che nonostante siano realtà geograficamente più isolate, spesso esposte al rischio di spopolamento, vulnerabili anche rispetto appunto e svantaggiate rispetto anche in termini di servizi, però anche qui hanno dimostrato in proporzione una tenuta migliore della media sia rispetto alla domanda interna che alla domanda estera. Insomma, quello che voglio dire è che in sintesi quello che appare è che la crisi scatenata dal Covid ha modificato sì completamente i modelli di consumo, ma ha dirottato anche i flussi turistici su nuove direttrici e la domanda si è concentrata meno su appunto poli di attrazione più tradizionali. I modelli di consumo e di domanda sono stati meno aderenti a quelli tradizionali, si sono proprio spostati su poli più periferici come borghi, le aree interne. Questo è tutto vantaggio anche di riequilibri di fenomeni che invece avevano determinato elementi di crisi come quelli dovuti all'overtourism in alcuni contesti territoriali. Ora, la discontinuità quindi provocata dall'emergenza, quello che voglio dire è che forse porta con sé anche delle opportunità di modificare in senso virtuoso i modelli più tipici, in questo caso del turismo e della cultura. E che appunto, come dicevamo all'inizio, è vero che negli anni passati avevano vissuto un trend di crescita molto forte, ma che però portava con sé anche degli elementi forti di criticità proprio in termini di sostenibilità. Allora, un elemento che sembra poter essere valorizzato, sembra positivamente, anche in base all'esperienza che abbiamo vissuto, seppur nell'emergenza, è quella di un maggiore equilibrio proprio nel binomio turismo e cultura, che rappresenta sicuramente proprio un'eccellenza specifica del nostro paese, e che però non sembra trovare sempre una piena espressione. Infatti, a giudicare dai dati, se mettiamo a confronto appunto l'incidenza della domanda culturale con quella invece turistica, vediamo che abbiamo di fronte quasi un modello speculare, cioè sembrerebbe quasi che al crescere dell'una, al crescere per esempio della domanda turistica, invece negli stessi contesti territoriali la domanda culturale vada a diminuire. E così sembra che la domanda culturale si realizza in larga parte prevalentemente nelle grandi città, che invece, al contrario, nelle aree interne, nei borghi, che sono i contesti che abbiamo considerato, troviamo sì una forte pressione turistica in rapporto alla dimensione demografica, ma che poi non si traduce in una equivalente capacità di promozione della domanda culturale, che invece rimane sempre a livelli inferiori alla media. Mentre invece appunto i comuni a una vocazione turistica culturale sembrano essere in questo modello proprio un riferimento quasi esemplare per la capacità di equilibrio tra le due componenti di domanda. Ora, le stesse asimmetrie si possono trovare anche se consideriamo il contributo in termini proprio percentuali, proprio il peso che ciascun contesto territoriale rappresenta rispetto alla media nazionale. E anche qui, con questo rapporto, si evidenzia che le aree interne, pur rappresentando circa un terzo della domanda turistica, il 35-36% nel 2019, che poi si incrementa ulteriormente nel 2020, però esprimono soltanto il 7,5% del consumo culturale. Esattamente il contrario invece avviene nei comuni a vocazione turistica culturale, no? Dove vediamo che questi assorbono il 16% e poco più della domanda culturale, ma pesano soltanto il 7,8% in termini turistici. Di qui l'esigenza appunto di trovare un maggiore equilibrio nei modelli di sviluppo della domanda culturale e turistica. In maniera ancora più impressiva possiamo avere la stessa rappresentazione se consideriamo i rapporti più direttamente proprio del rapporto appunto della quantità di turisti rispetto agli utenti di attività culturali. E qui è proprio nell'idea
che questi, cioè i turisti, possano rappresentare proprio un bacino di riferimento, una domanda potenziale di traino dei consumi culturali. Però anche qui vediamo appunto, ancora una volta, che i borghi, le aree interne, non sempre hanno la capacità di tradurre la domanda turistica così importante rispetto anche alle dimensioni demografiche in valorizzazione turistica delle risorse culturali che pure sono presenti sul territorio. Ora, in questo scenario macro, insomma, che è stato esposto, possiamo vedere come si muovono invece le imprese appunto del turismo e della cultura e quali strategie hanno adottato per rispondere alle crisi determinate con quella gravità che abbiamo descritto dell'emergenza Covid. Allora, il primo dato è sicuramente lo spiazzamento, il fattore di forte spiazzamento che è stato prodotto dall'emergenza sanitaria, un disorientamento che si legge nella quota di imprese che sono state capaci di attuare delle strategie di reazione alla crisi. E poi la quota di imprese invece che hanno avuto un comportamento di ripiegamento, di contrazione delle proprie attività, dell'utilizzo appunto delle proprie risorse produttive, comprese il lavoro. E invece un'incidenza molto inferiore delle imprese rispetto alla media nazionale, rispetto al resto dell'economia, di imprese che hanno saputo attivare delle strategie di riorganizzazione. E questo sia con riferimento alla riorganizzazione proprio tecnologica dei processi, a cominciare proprio dalla transizione appunto digitale, così come anche riorganizzazione commerciale, che vuol dire ampliamento, estensione appunto dei beni, dei servizi, introduzione di nuovi servizi, ma anche diversificazione dei canali di distribuzione, anche attraverso appunto il digitale. In questo senso, proprio con specifico riferimento al digitale, vediamo come in realtà il settore del turismo parte da una posizione avvantaggiata addirittura rispetto al terziario nel suo complesso, perché per esempio rispetto all'e-commerce manifesta un forte investimento in digitalizzazione, questo ancora prima della crisi, ma vediamo soprattutto come appunto la crisi ha determinato un incremento dell'investimento digitale in questo ambito. E anche il settore culturale, che tradizionalmente è in forte ritardo invece rispetto al turismo e agli altri settori di attività economica, però vediamo che ha dimostrato una capacità di accelerazione in proporzione molto forte, parliamo di 5 punti percentuali, cioè 5% di imprese in più rispetto a una quota di partenza che era il 10%. E la stessa cosa possiamo dire anche con riferimento alle piattaforme digitali. Ora, dove più o meno leggiamo appunto lo stesso andamento. Ora, quel che voglio dire è che complessivamente possiamo leggere dei dati come la pandemia abbia indotto un maggior utilizzo dei canali di digitalizzazione, anche nel settore culturale e turistico, che sono settori tecnologicamente più arretrati, certamente rispetto ad altri. In generale si può dire che le imprese hanno accelerato il processo di digitalizzazione dei servizi. E quindi questo ci dà dei segnali che ci consentono di pensare in prospettiva ad un investimento in tecnologie digitali e in competenze digitali che possa andare anche all'orizzonte limitato appunto dell'emergenza sanitaria e che possa prospettare una possibilità di sviluppo anche a medio e lungo termine. Del resto, appunto, forse uno sbocco necessario in un ambiente appunto sempre più ibrido, come quello appunto che ci descrive Floridi, dove la capacità di ibridazione, di saper gestire offline, online, locale, globale, diventa necessità. E in questo le piattaforme appunto high-tech, quelle che rappresentano piattaforme di collaborazione e intermediazione, possono rappresentare appunto delle opportunità che possono cercare di compensare alcune fragilità proprio strutturali di questi settori, turismo e cultura, e che sono rappresentati da una dimensione media di impresa molto limitata, da una frammentazione del settore, una arretratezza delle competenze tecnologiche e così via. E quindi possono rappresentare appunto le piattaforme, ma in generale appunto le tecnologie digitali, nuove opportunità anche di valorizzazione e fruizione e commercializzazione di beni e servizi. E questo, concludo, trova perfetta coerenza anche col piano nazionale, come si diceva anche nell'introduzione, che NRL di bilancio, in quanto turismo e cultura compaiono accomunati, rappresentano una componente specifica proprio della missione 1, che è esattamente
la missione dedicata alla promozione dell'innovazione attraverso il digitale. Vi sono dedicati 6,7 miliardi di euro, quindi una quota importante dell'intera missione 1, con attese di incremento significative sia in termini di PIL che di occupazione. E quindi ecco, con questa nota, con questo auspicio, non posso dire con questo auspicio, concludo il mio intervento e vi ringrazio. Grazie, grazie Fabrizio di tutti questi spunti veramente molto interessanti, sono cose di cui si sente no, molto parlare, però ecco, avere un quadro così dettagliato anche con i dati aggiornati sull'evoluzione, in particolare digitale, di questi settori è estremamente, estremamente utile. Io passerei la parola all'ultimo intervento di Francesco Nucci, Sapienza MF, che ci relazionerà su tecnologie digitali e produttività, un'analisi a livello di impresa. Grazie e salve a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'invito a partecipare a questa conferenza. Il paper che presento, Tecnologie digitali e produttività, un'analisi a livello di impresa per l'economia italiana, è stato realizzato al Dipartimento del Tesoro insieme a Chiara Puccioni e Ottavio Ricchi, e rientra nell'ambito di una collaborazione di ricerca tra il Dipartimento del Tesoro e l'Istat. Vado quindi a condividere le mie diapositive. E in particolare vorrei collocare la questione che affrontiamo in una prospettiva più ampia e ricordare come la diffusione di tecnologie digitali abbia generato un profondo cambiamento nelle modalità con cui le imprese operano. E come è suggerito da Goldfarb e Tucker, un ruolo importante, una funzione importante delle imprese e dei mercati è quello di elaborare informazioni. E quindi la diffusione di tecnologie digitali ha prodotto una riduzione generalizzata di costi unitari per le imprese, in particolare perché ha ridotto i costi per le attività di ricerca ed elaborazione delle informazioni. In questo quadro è stato mostrato, ad esempio da Calvino e Criscuolo, come nei settori a più alta intensità di tecnologie digitali vi sia un maggior dinamismo rispetto agli altri settori, anche se in realtà questo dinamismo si sia ridotto negli ultimi 20 anni, e questa evidenza è documentata anche in altri studi, per esempio da Gopinath e coautori. E in generale è utile richiamare le evidenze, qui cito ad esempio Jorgensen e altri, e Blum e altri, secondo cui vi è stata, a partire dalla metà degli anni 90, una forte crescita della produttività, guidata principalmente da investimenti in tecnologie dell'informazione e nei settori ad alta intensità di questo tipologia di capitale. Però questa crescita si è interrotta intorno alla metà del primo decennio. In particolare, tra gli altri, Brangelson, Rock e Severson hanno mostrato come negli ultimi 15 anni i tassi di crescita produttiva siano stati piuttosto bassi nella maggior parte dei paesi sviluppati, specialmente nell'euroarea. E nonostante queste dynamiche, Brangelson, Rock e Severson enfatizzano come vi sia stato in parallelo una progressiva diffusione, un incremento nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione in vari ambiti. E questo li ha portati a riformulare il celebre paradosso di Solow, dicendo che noi osserviamo nuove tecnologie trasformative pressoché dovunque, eccetto che nelle statistiche di produttività. Allora, è bene ricordare che negli studi a livello micro esistono evidenze suggeriscono un effetto positivo dell'adozione di tecnologie digitali sulla produttività. Ci sono i lavori dell'Ocse, di Gall e altri, e quelli citati qui nella diapositiva. Tuttavia ci sono alcuni paper che invece giungono a una conclusione diversa, ad esempio Acemoglu e altri, e Bartelsmann e altri, De Stefano e altri,
altri, e in generale un risultato importante in questa letteratura è che esiste una forte eterogeneità tra le imprese per quanto riguarda questo effetto. In particolare alcune imprese beneficiano di elevati guadagni in termini di produttività a seguito dell'adozione di tecnologie digitali, altre invece non lo fanno. E questo è in linea con l'evidenza molto enfatizzata dagli economisti dell'OCSE, in particolare cito qui Andrews e altri, secondo cui esiste una forte dispersione nella produttività tra le imprese alla frontiera e le imprese invece che non sono collocate alla frontiera. E in generale questa eterogeneità nell'impatto sulla produttività delle tecnologie digitali riflette numerosi fattori. È stato enfatizzato come gli investimenti digitali sono in realtà un input produttivo molto complementare rispetto alla manodopera ad alta intensità di competenze e di specializzazione. E è stato osservato da più parti, cito qui Caroli e Van Riemen, Tambe e altri, che un processo di riorganizzazione all'interno dell'azienda, così come avere, disporre di un management adeguato e in generale avere una gestione delle risorse umane innovative, rappresentano dei prerequisiti per l'adozione delle tecnologie digitali e anche per ottenere vantaggi in termini di produttività da tale adozione. In particolare Draca, Sadun e Van Riemen osservano come gli investimenti in tecnologie dell'informazione sono solo la punta dell'iceberg, in quanto affinché un progetto di digitalizzazione sia fruttuoso è necessario una riorganizzazione dell'impresa intorno a queste nuove tecnologie. E questa riorganizzazione produce ovviamente dei costi, e questi costi di riorganizzazione che sono segnalati da più parte possono sì essere interpretati come costi di aggiustamento associati all'investimento in ICT, però si tratta sicuramente di costi particolarmente elevati nel caso di questa tipologia di investimento, quello di investimento in tecnologie digitali. Allora, in questo quadro il nostro obiettivo è quello di identificare e quantificare l'effetto diretto, l'impatto diretto che l'uso di tecnologie digitali ha sulla produttività di impresa. E nell'affrontare questo problema siamo ben consapevoli dei problemi di autoselezione, di endogeneità, di causalità inversa che influenzano la stima della relazione tra digitalizzazione e produttività. E quindi in questa prospettiva impieghiamo la tecnica del propensity score matching unitamente all'approccio di difference in difference. Applichiamo queste tecniche a tre basi di dati a livello di impresa dell'Istat e da basi di dati che sono utilmente integrati dall'Istituto di Statistica. In particolare usiamo i dati del censimento permanente delle imprese, quindi con riferimento all'anno 2018, e poi c'è il registro statistico delle imprese attive, quindi il registro ASIA, e infine c'è il frame SBS, che è un registro statistico che fornisce informazioni sui conti economici delle imprese. E come ha segnalato prima dottor Perani, all'interno del censimento permanente delle imprese c'è la Sarvi del 2019 con riferimento all'informazione degli anni precedenti, che ha una sezione molto dettagliata riguardante l'uso di tecnologie digitali da parte delle imprese. In particolare, tra le molte domande che sono state rivolte alle imprese sono state documentate dal dottor Perani, l'indagine ha richiesto alle imprese di indicare se nel periodo 2016-2018 l'impresa ha fatto uso di ciascuna di 11 diverse tecnologie digitali. E allora, sulla base delle risposte delle imprese a questa domanda, l'Istat, in un lavoro documentato nel 2020, in un lavoro di statistico, ha sviluppato un modello a classe latenti e ha individuato quattro gruppi
gruppi di imprese in relazione alla tipologia, all'intensità di uso di tecnologie digitali. Allora noi, basandoci su questa analisi dell'Istat, abbiamo sostanzialmente individuato due gruppi di imprese. Il primo gruppo è costituito dalle imprese che appartengono alle prime due classi individuate dall'Istat, e cioè, per usare il linguaggio dell'Istituto di Statistica, si tratta di imprese che hanno un atteggiamento non sistematico o comunque costruttivo verso la digitalizzazione. Queste sono le imprese del primo gruppo, e poi invece a fronte di questo gruppo c'è il gruppo di imprese che rientrano nelle altre due classi individuate dall'Istat, e sono le imprese che o sperimentano soluzioni innovative sotto il profilo degli information technologies, oppure imprese che sono mature sotto il profilo digitale. Allora, possiamo dire che le imprese di questo secondo gruppo sono quelle che in modo estensivo adottano tecnologie digitali, mentre invece le imprese nell'altro gruppo non lo fanno. E allora consideriamo l'adozione di tecnologie digitali in modo esteso come un trattamento, e quindi le imprese che appartengono a questo gruppo sono le imprese, le unità trattate, mentre le imprese nell'altro gruppo sono le imprese di controllo, le imprese non trattate. E bisogna tenere presente che le imprese che utilizzano in modo estensivo tecnologie digitali hanno caratteristiche che sono probabilmente diverse dalle caratteristiche delle imprese che invece non utilizzano in modo estensivo tecnologie digitali. Quindi c'è un problema di autoselezione nel trattamento, per cui guardare soltanto la differenza di produttività, il differenziale di produttività tra le imprese dei due gruppi non identifica l'effetto vero della digitalizzazione. E quindi noi quello che facciamo è inizialmente focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche che potrebbero influire sulla propensione delle imprese a utilizzare tecnologie digitali. E poi vedremo come tra le imprese con alcune caratteristiche simili, alcune utilizzano di più le tecnologie digitali e altre lo fanno di meno. E allora il problema da cui parte la metodologia che impieghiamo è che l'assegnazione delle imprese al trattamento assolutamente non è casuale nel nostro schema, e quindi quello che dobbiamo fare è abbinare le imprese che utilizzano in maniera estensiva le tecnologie digitali con imprese corrispondenti che hanno la caratteristica di esibire caratteristiche molto simili all'impresa, ma all'impresa che invece è trattata, ma che invece non adotta queste tecnologie. Quindi dobbiamo, per ciascuna impresa che appartiene al gruppo di trattamento, dobbiamo costruire una sorta di controfattuale ponendo l'attenzione su imprese simili che stanno però nel gruppo di controllo. E quindi l'idea è quella di abbinare le imprese con il massimo della somiglianza, e poi in questo modo arrivare a identificare l'effetto della digitalizzazione sulla produttività. E quindi si tratta inizialmente di stimare il propensity score a livello di impresa, che non è altro che la probabilità stimata che un'impresa appartenga al gruppo di trattamento, condizionatamente a una serie di caratteristiche ricomprese in un vettore X. E poi quindi le imprese sono abbinate sulla base della propensity score che è stimato per ciascuna di esse. Quindi il primo passo è proprio stimare questo propensity score, e lo facciamo attraverso un modello Probit, dove la variabile dipendente è l'appartenenza o meno dell'impresa al gruppo di trattamento, e poi abbiamo una serie di variabili esplicative, di covariate, che rientrano nel vettore X. E la stima di questa prima fase del modello Probit ci porta a questi risultati, che adesso brevemente richiamo. Qui per ciascuna tipologia di caratteristica viene stimato, la stima è effettuata con riferimento a una classe di riferimento. Quindi quello che emerge guardando i dati
è che al crescere della dimensione impresa, la propensione ad adottare tecnologie digitali aumenta, così come al crescere dell'età di impresa aumenta la stessa propensione. Riguardo ai settori di appartenenza, emerge dai dati che l'appartenenza a settori manufatturieri ad alta tecnologia, si usa qui la classificazione di Eurostat, è associata a una maggiore propensione, una maggiore probabilità di adottare tecnologie digitali, questo sia rispetto a settori a più bassa intensità di tecnologia, ma anche rispetto a settori dei servizi a intensità elevata o bassa di conoscenze. Non sorprendentemente, la probabilità di adottare tecnologie digitali è maggiore al nord che altrove. E poi altri risultati segnalano che, considerando l'incidenza delle spese per servizi all'interno di imprese, viene fuori che maggiore è l'incidenza di questa spesa per servizi, maggiore è la propensione ad adottare tecnologie digitali. Un modo per interpretare questo risultato è che forse tra la spesa di servizi vi sono attività complementari all'adozione di tecnologie digitali, quali consulting o training, che in qualche modo spiegano quanto abbiamo detto a livello teorico. Infine, abbiamo usato anche come caratteristica l'incidenza del costo del lavoro a livello di impresa, e viene fuori che maggiore è l'incidenza del costo del lavoro, minore è la propensione a adottare tecnologie digitali. E un modo per interpretare questo risultato è che forse l'incidenza dei costi di lavoro è una proxy dell'intensità di lavoro all'interno dell'impresa, e quindi forse viene fuori che maggiore è l'intensità di lavoro nel processo produttivo, minore è la propensione a parità di condizioni a adottare tecnologie digitali. Quindi in queste slide sostanzialmente richiamo i risultati che ho appena commentato, per cui procederei oltre, quindi discuto qui i risultati che vi ho appena illustrato. E una volta che il modello Probit è stimato, otteniamo il propensity score, e si tratta di abbinare le imprese trattate con quelle non trattate. Esistono diversi algoritmi di abbinamento e noi abbiamo utilizzato un algoritmo basato sulla funzione di kernel. In sostanza viene effettuata un'associazione tra la singola unità trattata e tutte le attività non trattate, pesate però con pesi che riflettono in modo inverso, inversamente proporzionale, il peso riflette in maniera inversamente proporzionale la distanza che c'è nei propensity scores, per cui l'idea è che quanto più il propensity score dell'unità non trattata sia simile al propensity score dell'unità trattata, tanto più risulterà il peso dell'impresa non trattata, dell'impresa di controllo. E inoltre, un altro aspetto a cui dobbiamo prestare attenzione è che una condizione perché l'approccio di propensity score matching sia valido è che non vi siano differenze sistematiche tra le imprese nel gruppo di controllo e nel gruppo di trattamento in termini di caratteristiche non osservabili che possono influenzare la produttività. E allora questa assunzione è difficile che sia rispettata nella realtà. E allora per affrontare questo aspetto sfruttiamo la dimensione temporale dei nostri dati, e quindi consideriamo non il livello di produttività ma la variazione della produttività che interviene tra il 2018 e il 2015. In questo modo, di fatto, adottiamo un approccio difference in difference, nel senso che consideriamo la variazione temporale della produttività tra due periodi di tempo, questa è la first difference, e poi la confrontiamo tra imprese trattate e imprese non trattate, questa è la seconda
la seconda differenza. Per cui in questa, questo è il punto di arrivo in cui stimiamo l'effetto del trattamento, l'effetto medio del trattamento, il LP è la labor productivity, consideriamo, come vedete, la variazione logaritmica tra il 2018 e il 2015 e mentre T si riferisce al gruppo di trattamento, C al gruppo di controllo, con questo, con il metodo che ho velocemente richiamato, siamo in grado di stimare l'effetto della digitalizzazione sulla produttività, però controllando, tenendo conto di tutti i problemi statistici che ho menzionato prima, l'autoselezione, l'endogeneità e la causalità inversa. Quindi qui mostriamo i risultati, in particolare la variazione della produttività si riferisce alla produzione lorda per addetto, e vediamo che il fatto di adottare in maniera più estensiva tecnologie digitali, quindi il trattamento, l'appartenere al primo gruppo, ha un effetto sulla variazione della produttività tra il 2015 e il 2018 che è circa di 2,7 punti percentuali, 3 punti percentuali maggiore. Francesco, ti inviterei a concludere perché abbiamo superato i tempi. Sì, e questa analisi è stata replicata con altre misure di produttività e poi è rassicurante che abbiamo condotto varie test per verificare la qualità dell'abbinamento e tutti i test condotti rassicurano sul fatto che l'abbinamento abbia una qualità favorevole. Dopodiché abbiamo fatto un sample splitting e considerato, differenziato le imprese riguardo alla tipologia di settore, viene fuori che l'effetto è maggiore nel settore manufatturiero, è maggiore l'effetto delle tecnologie digitali per le piccole imprese ed è anche maggiore per le imprese più giovani. Questo è il quadro, ci riserviamo negli approfondimenti successivi di soffermare l'attenzione su come l'effetto possa essere differenziato a seconda del capitale umano e della capacità di organizzare in modo diverso l'uso delle tecnologie digitali. Mi fermerei qui e ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie veramente per questo lavoro così approfondito anche metodologicamente che ci insegna molto sulla relazione a livello micro tra digitalizzazione e produttività. Io ringrazio tutti i relatori e tutti i partecipanti, credo che abbiamo appreso molto oggi sia in termini di molteplicità di banche dati che si possono utilizzare per rispondere alle domande di ricerca sulla relazione tra digitalizzazione e produttività anche nei settori più tradizionali e le varie metodologie che è possibile utilizzare. E direi che forse il messaggio un po' che possiamo veicolare per riassumere i vari interventi è che la complementarietà tra tecnologie digitali e skills da un lato e cambiamenti organizzativi dall'altro è fondamentale perché queste tecnologie possano esplicare i loro effetti positivi su crescita e produttività. Io ringrazio ancora tutti per l'attenzione e vi saluto e grazie per i vostri interventi e grazie anche ai partecipanti.